Signori, bentornati in un nuovo episodio di Metro Last Light, dove nell'ultimo episodio ci sono stati talmente momenti bellissimi di dialogo, di scene, di ambientazioni, dove tantissime scene ve le avrò mostrate sicuramente, perché io sto registrando questo episodio di fila, quindi non so ancora come, diciamo, editerò il video, ma penso che vi farò vedere moltissime scene praticamente a no commentare, raga, perché non so cosa fare. Per questo episodio, ragazzoli, vi chiedo di raggiungere i 4 mi piace, che è un numero altissimo, lo so, me ne rendo conto, numeri, cifre illeggibili dalla quantità di zeri che hanno, ma grazie ai 4 like sicuramente sarà un bel video. Guardalo lì, guarda il video. Andiamo avanti, eravamo in questo avamposto, mettiamo subito una maschera nuova di Zecca. Guardate qua i suoni, ragazzi. E il tetro ci aveva avvisato che praticamente ci sono delle minacce rosse. Ah, un altro! Metti giù l'arma e le mani dietro la testa. Oh, cazzo. Accidenti! Pavel! Sei tu, Artyom. Beh, prima o poi la fortuna doveva abbandonarti. Ignora pure quell'ordine sull'arma. Compagni, abbiamo ordini diretti speciali del compagno Corbot su questo ranger. Dobbiamo eliminarlo. Fuoco! Come fuoco? Fanculo! Ti aiuto. Oddio! Basta, troppo stanco. Minchia, però! Attaccate! Eliminatelo! Sì, grazie! Madonna! Però, raga, mi ha aiutato un sacco! C'è quello sopra che è un problema. Poi non ne ho più qui. Perfetto. Mamma mia, raga, ma a parte che quest'arma è veramente potente. E loro utilizzano la stessa... Oddio, ma dov'è? È lì? Mi sembra di averlo visto lì, eh. Hai avuto la tua chance. Avresti potuto restare nella linea rossa. Ti avremmo accolto. Ma è lui? È Pavel. Posso ucciderlo? È sopra? Vaffanculo. L'ho preso? Pezzo di merda. Ah, ma è morto. Dove cazzo è? Ma è sopra? Non ti piacevano i nostri modi. Non hai voluto unirti a noi. Non lo vedo. Pavel. Madonna di quanto ti ho mancato, Cristo, se ti prendo. Ma io non ti vedo, è un buon uomo. Ha chiamato altri rinforzi. Non lo vedo, non lo vedo. C'hanno queste torce puntate in faccia, raga, fastidiosissime. Sono morto, sono morto, sono morto, sono morto. E poi non è soltanto la torcia, il laser che ti puntano. Terribile. Affanculo. Prendi la maschera. Io non vedo sto Pavel, raga, eh. Uno dei nostri a terra. È un due con te. Ti sei deciso a venire? Dai, no! Pavel di merda! Pezzo di merda, Pavel, hai rotto il cazzo ora, eh? Spegni sta cazzo di torcia. Sì, mi sono deciso, vaffanculo. Le palle le hai? Pavel di merda. Dove cazzo è? Figlio di puttana. Figlio di puttana? Oddio. Madonna, che bastardo. Mamma, ti sparo con quest'arma. Dov'è? Dov'è? Affacciati di nuovo. Ho sbagliato arma. Dove cazzo è il cannone? Non è rosso. Oh, è vivo. Solo tristezza. Non capisco. Dio mio. Sono ferito, non ho medikit, raga, eh. Non so nemmeno se è morto. È lui? Un coltello? Ma bravo! Niente rimorsi, niente rimproveri. Che cazzo fai? Mi sguinzagli contro la bestia? E ora che cosa ci fa vivere? Il test a Optiabrsky ha avuto esito positivo. Il virus uccide rapidamente e diventa subito inerte. Procurandocene abbastanza, riusciremo a ripulire l'intera metro. Ma prima dobbiamo conquistare il D6.
Compagno Marozov, hai solo una possibilità per farcela. L'ordine ha ottimi combattenti, ma non bastano a coprire tutti gli ingressi. I nostri ricognitori hanno scovato una via d'entrata poco difesa attraverso il Cremlino. Dovendo partecipare alla conferenza di pace di Polis, Miller non potrà coordinare i suoi uomini. E sarà proprio quello il momento in cui agiremo. Sì, tra una settimana inizierà una nuova era. Hai capito? Mamma mia, che storia! Arkham! Che ti succede? Arkham! Decidi. Vai. O aiuto. Decidi. Non possiamo restare a lungo. Cos'è? Lo sto aiutando? Ah, l'ho aiutato? Non so, non lo volevo fare. Però forse è un bel gesto, raga, alla fine. Vivrà. Allora è questo il perdono. Grazie, me lo ricorderò. L'abbiamo perdonato. Vaffanculo, di avere un posso prenderti. Non volevo, sappi che è stato un errore di percorso. Andiamo avanti. Che scena, abbiamo tutta la maschera scoglionata, siamo senza medikit. E Pavel è fuori, almeno questo. Ma mi dice che devo andare qui. Ah, da qui si può scendere, ma vaffanculo. Abbiamo ucciso Pavel e adesso siamo a Polis. Perfetto, quindi presumo adesso siamo nella battaglia finale, raga. Grazie alla mente appunto di Pavel abbiamo potuto capire tutti i piani di Corbut. Adesso sappiamo come intervenire prima che metta in atto la sua strategia. Qui c'è qualcosa di strano. Aspetta. Che cazzo è? King Kong? Cos'è? Dio, ma cos'era? Un ragazzino? Devo vedere. Vai, vai. Mamma mia. Oh, cambia la maschera. Sì, sì, che era tutta sfasciata. Oh, abbiamo trovato altri colpi di questo cannone qua, che ci fa comodo sicuramente. Ma c'è qualcosa di grosso qua, raga. Non so cosa. Ma molto grosso. Ti levi dal cazzo, devo prendere le munizioni. Vado, eh. Aia. Figlio di puttana. Mamma mia, sono corazzatissimi questi, raga. Via, 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 via. No. No, non si va da nessuna parte qui. Dove cazzo sono passato? Bravo, litigate tra di voi. Guarda come le creature si attaccano, raga, fra di loro. Che bello. Oddio. Cos'è? Cosa mi ha colpito? Ah, ci sono le piante di merda. Dove passo? Da dove passo? Oh cazzo. Non so da dove devo passare. Da qui? Segue il fiume? Tutte le creature stanno fuggendo, raga. Ci sono varie creature che sono scombussolate. C'è qualcosa che li sta spaventando. Il boss finale. Non me lo dire, raga. Non mi dite che il virus ha creato una creatura. Aia, vabbè. Dio mio, porca miseria. Dove cazzo è il tetro? Tetro, dove sei? Sono infiniti. Mamma mia, ho il cacarello, signori, ho il cacarello. Raga, sento dei passi, sento cose pesanti qui. Dammi le granate, dammi la maschera. Stiamo trovando un sacco di colpi. Qua c'è una boss fight. Qua c'è la boss fight della vita, raga, me lo sento. Cos'è? Un orso? Che cazzo è? Oddio! No, vabbè, raga, sembra
come cazzo si chiama? Lo Yin Yao di Fallout, praticamente. Che bello. Un animale del genere me lo ricordo su Metro Exodus. Lo vedremo. Qua è abbastanza largo, è qua che lo affrontiamo. Madonna mia, fai mettere le claymore. Vabbè, immaginavo. Sta proteggendo i suoi piccoli. Fa attenzione. Sta proteggendo un cazzo. Oddio. Oddio, se sei grosso. Oh cazzo. Lui mi insegue. Io li faccio prendere le claymore. È morto? Mi stanno aiutando. Si protegge la schiena. È il suo punto debole. Perfetto, sappiamo il punto debole. Io mentre c'è il rallent tiro granate a caso. E vabbè, morirà anche se la schiena è il punto debole, no? Metti i colpi potenziati. Aia, non rompere il cazzo pure tu. È morto? Oh cazzo, madonna mia. Fuggi, fuggi, fuggi. Aia. Ma non ho capito se sta morendo. Aspetta, aspetta. Vai cazzo, e brucia. Porca miseria, raga. Immortale, cambia il filtro. Ma levati dal cazzo pure tu. Ma è morto? Dov'è? Non lo vedo più, raga, è fuggito. Si sarà aperto il bar. Oh cazzo. Raga, io lascerei che la natura faccia il suo corso. Se lo stanno mangiando, almeno li facciamo. Vedete, anche con questa azione abbiamo fatto una cosa sbagliata. Questa è più che giusta invece. Rimettiamo i colpi normali. Beh, almeno sappiamo, raga, che qualsiasi cosa di grosso che c'era qui era quello. Oddio, chi cazzo sei? Grazie a Dio, sei Khan! Aspetta. Ma questo. Ma. Artyom, questo marmocchio non dovrebbe essere qua fuori senza una maschera antigas. Ma. Che diavolo! Ah, è proprio così, eh? Un figlio della superficie, un tetro. No, Miller, non gli spari. Allora portatelo via da qui. Niente maschera. Avrei dovuto saperlo. Questo è verde, ma quello è giallo. Devi capire che non sono una minaccia. Sembra che si stia adattando bene. Sì, così sopravviverà. Posso parlargli, Artyom? Colonnello Miller, metta da parte le sue paure. Questo bambino è il futuro. Deve solo prenderlo per mano. Le mie mani sono già fin troppo occupate. Dubito che questa creatura possa aiutarci. Dai, cazzo! Proseguite senza di me, perché potrei cambiare idea in fretta ed eliminarlo dalla faccia della terra. Porca puttana, raga, Miller non cambia idea. Come può... Ah, io capisco i suoi pensieri. E riesco a sentire i tuoi, Artyom. Riesci a sentire i pensieri di tutti, toccandoli e basta? Con Artyom è diverso. Possiamo parlare anche da lontano. È stato adottato molto tempo fa. Vedi, Artyom? I tetri ti hanno cambiato perché potessero capirci. Cosa c'è dietro quella porta? Hai sentito? Ti chiamo. Io lo sento. Apri. Aspetta. Quella sembra una delle porte sigillate del D6. Sì, all'Expo. Il lucchetto è troppo resistente. Non siamo ancora riusciti a romperlo. Cosa c'è laggiù? La mia gente. Sono attento. No. Stanno dormendo. Incredibile. Guarda, sono in letargo. Non è da solo. Devo svegliarli. È ora che tornino a vivere. Ci andremo tutti. Se riusciremo, apriremo quella porta. C'è la morte qui vicino, tutto intorno. Ma devo svegliarli o rimarrà per sempre da solo. Ascolta. Aiutaci e noi ti aiuteremo. D'accordo. Cosa devo fare? Devo svegliarli.
Dovremo improvvisare. Ehi, svegliatevi, bastardi! Mamma mia, ragazzi, sono senza parole, vi giuro. Colonnello, riesci ad aprire il cancello al termine della linea dei giardini al D6? Hai il codice? Ho tutti i codici per il D6, ma non prometto niente. Dovrà farlo. Se ci riuscirà, lui ci aiuterà con la polis. Allora lo porti con noi. E nel frattempo mi dia tutte le informazioni del caso. Se riuscirà a convincermi che la creatura ci aiuterà, io aprirò la porta. Seguitemi! Miller, non rompere i coglioni, per cortesia. Fantastico, fantastico, raga, bellissimo. Non è solo. Non è l'ultimo. Capisco la sua emozione e il suo desiderio di incontrare subito gli altri, per liberarli e svegliarli. Ma ha accettato di aspettare ancora un po'. Prima cercherà di aiutarci. Se raggiungiamo in tempo la conferenza, il tetro potrà darmi accesso ai pensieri di Moskvin o di Corbut stesso. Forse potrà perfino fargli fermare questa follia. È la nostra ultima possibilità. Mamma mia. Vai, 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 vai. Così a cazzo duro, andiamo avanti. Khan ci aveva già raccontato dell'Octia Borsea. E quindi abbiamo interrogato Moskvin. Lui però non ha nemmeno cercato di contraddirci. Ci ha detto che per puro caso la loro squadra di difesa chimica si stava esercitando nelle vicinanze. E perciò, nonostante il sacrificio di alcuni, è riuscita a estirpare il virus che ha causato l'epidemia e che altrimenti avrebbe infettato tutta la metro. Come si può controbattere a un argomento del genere? Anche io avrei fatto lo stesso. Chiudere il cancello! Ma colonnello, è stato Lesnitsky, un loro agente, a rubare il contenitore del virus dal D6 prima dell'inizio dell'epidemia. E allora? Non ci sono testimoni in carne e ossa, a parte Akio. Chi crederebbe all'ordine? Adesso abbiamo il D6. E se fossimo stati noi a liberare il cancello chiuso! Ma i rossi hanno cercato di penetrare nel territorio dell'Ansa. Potremmo fare in modo che Moskvin... Che cosa? Cominciare la decontaminazione. Noi non siamo un esercito. Abbiamo meno di 100 soldati. Sì, Moskvin si è preparato alla guerra. Ora che la polis ha suggerito di spartirci le ricchezze che avremo trovato nel D6, la pace potrebbe andare bene anche a lui. Dobbiamo fare tutto il possibile per firmare quel trattato. Moskvin, che differenza fa? È solo un burattino nelle mani del generale Corbut. Mentre il primo chiacchiera, le forze del secondo vi stanno già circondando. Firmerete questo trattato di pace con il vostro stesso sangue. Beh, ha un'idea migliore. È stato lei a portare qui questa bestia. Aprire il portello stanco. E adesso ne abbiamo finito. Andiamo alla sala del consiglio. Beh, tra l'altro, raga, hanno fatto la decontaminazione e non hanno trovato niente. Mi aspettavo che lui non passasse. C'è di buono, raga, che ci siamo ritrovati con Miller. Signore, e tutti gli altri. Fa che funzioni. Wow. Guarda che burduccia, raga. Preparati, Artyom. Sta vicino al piccoletto. Sì. Urrà, compagni! Che la pace trionfi! Nel nome dei nostri figli! Sei un bugiardo! Minchia! Khan, hai perso la ragione! So cosa sto facendo! Mi basta che lei creda in me, solo per questa volta! Chi sei tu? Guardie, portate via quest'uomo! Ranger, state fermi! Artyom, piccoletto, tocca a voi! Ok. Certo, quel bastardo, raga. Ok, stiamo vivendo... Siamo, penso, nella mente di quell'uomo lì che non mi viene il nome. Compagno Moskvin. Adesso deve darmi una mano. Oppure potrebbero venire a galla dei particolari sulla morte di suo fratello. Ah, hai capito. Ho sentito per caso una conversazione tra suo fratello e il suo consigliere. La consideravano una minaccia da eliminare. Che diavolo? Minaccia? Siamo fratelli. Ah, sono fratelli. Scavalcato, imbrogliato. Teme che lei possa deporlo. Eppure è semplice follia. Gli darò una bella lavata di capo. Le parole da sole non sventeranno i piani per la sua uccisione. No, dovrà essere lei per primo a colpire.
Sono così felice che finalmente siamo riusciti a rapacificarci. È stata una lite futile. Beviamoci sopra. Ma certo, fratello. Cosa? Ha ucciso suo fratello. Mamma mia, sei un pazzo. È stata colpa tua. Chi mi voleva morto? È stato Corbut a tradirti. E ora impugno anche me. Tutto per causa tua. Ha avuto dei rimpianti. Cosa? Cos'ero io? Un impertinente? Ah, capisco. Mi hai dato qualcosa. Come io ho dato qualcosa a mio fratello. Sì, l'ho fatto. L'ho avvelenato. Ma Corbut, sono uno stupido. Pensavo volesse salvarmi. E invece ha solo preso il mio potere. Mi ha preso per il collo. E adesso spadroneggia sul D6. E poi c'è quel virus. Se cadrà nelle mani di Corbut, sarà la fine. Ma lei è un essere sprecato. Lei deve dare gli occhi. Ritorni le truppe. Almeno cerchi di fermarle. Guadagni tempo per sottoscrivere un accordo. Mamma mia. Sbrigatevi! Più veloci! Alla piattaforma! Maledetti, non gli lascerò il D6. Seguitemi! Porca puttana, raga. Che storia. Quindi stiamo correndo verso il D6. Vabbè, guarda il pezzo di armatura che ci siamo messi. Guarda Anna. Se perdete sarà peggio per tutti. Quante gnocche. Allora li devo salvare. Devo salvare la mia famiglia. Tu sei buono, Martium. Grazie. Grazie, bro. Wow, l'ultima battaglia. Signori, qua si decide il tutto. L'ultima battaglia. Penso sia l'episodio finale questo qui. Proverò a fare questo capitolo. Speriamo non duri molto, se no vi dividerò questo episodio in due parti. Guarda Kanner, sempre con la sua bandana. Buongiorno. Io a te ti conosco, hai una faccia conosciuta. A te un po' meno. Allora, che cazzo si fa? Qualcuno parla o non so, giochiamo a chi ride perde? Che cazzo è? Beh, questa volta Moskvin non stava scherzando. La linea rossa sta avanzando su tre fronti. Commilitoni, io non sono un uomo di molte parole. Voglio dirvi che voi siete i soldati più devoti e più coraggiosi della metro. Ciascuno di voi vale come 5 russi. Se svolgerete il lavoro per cui vi hanno addestrato, vinceremo questa battaglia. Sparta! Alle armi! Vai cazzo! Sì! Suca, vai! Mamma mia, raga, ma è gasante sta roba! Dammi il taccuino! Porca puttana, spacchiamo tutto! Arriva, arriva! Tecnica alla Warzone, testa sinistra, testa sinistra, testa sinistra! Cos'è? Raga? Con cosa attaccano? Porca puttana, è pieno di barili. Porca miseria. Mamma mia, raga, hanno spaccato tutto. Ma meno male che c'è Sly Capobranco qui che riesce. Oddio, è esploso. Porca miseria. Li stiamo freddando tutti. Oh cazzo!
Mamma mia, raga. No. Stiamo perdendo. Porca miseria, raga, ma stiamo perdendo così. Dio mio. Cos'è? È finita? Oddio. Come i carri. Ma che cazzo mi stai dicendo? Quale sarebbe l'idea? Sparo al carro. Io non ho idea di come fermarlo. Madonna, provo a tirare delle bombe. Ho capito, ma non sto riuscendo a capire come fermare il carro. Ah, vaffanculo, dovevo sparare quelle cose. Ma va, tua madre. Ok, devo colpire i punti rossi in sequenza. E ditelo prima. Ah, apposta, abbiamo pure l'arma perfetta. Mamma mia, raga. A rapporto, sergente. Colonnello, i feriti sono stati allontanati dalla zona di fuoco e portati al punto di evacuazione. Ben fatto. Riorganizzatevi e preparatevi. Ci riproveranno da un momento all'altro. Ok, noi dove stracazzo andiamo? Oh, il taccuino. Siamo full di tutto. Ancora? Oddio mio. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Vieni qua! Figlio di puttana! Quanto cazzo è bello sto gioco! Vaffanculo! Ma li ho spardati 500 colpi? Lo so, quanti cazzo sono? Mamma mia, raga, mi sono bastati 28, me ne erano rimasti 28 colpi. Ma posso riprendere le munizioni? No. Mi sa che wallbanga pure. Oh cazzo. Questo sembra incazzato con la vita. Mamma, stanno avanzando con gli scudi. Ma è che l'avevo capito, pensavo fosse una barriera. È un casino. Mentre sto colpendo la bombola, raga, eh. Dai, stanno avanzando troppo. Dai. Ok. Ottimo. Mamma mia. Lavoro, ascoltateci. Speravo di non dover arrivare a questo punto. Ma eccoci qui. La struttura deve essere demolita. Ho già dato l'ordine a Polis. Visto che abbiamo perso il D6, la nostra unica possibilità è distruggerlo. Conti su di noi, signore. Al diavolo. Nessuno vive in eterno. Quindi? E questo cos'è? Cosa? Oddio! Che cazzo di finale gli stanno dando? Coprite le uscite! Uomini, state allerta! Risparmia la voce, Kirill. Gli spartani che ci sono qui sono tutti morti. Mamma mia, Miller senza la gamba. Che imperdonabile spreco di uomini e risorse. Così tanti bravi soldati morti. E per cosa? La stazione di Polis? Il consiglio? Ah, beh. Tutto è stato purificato dal fuoco della rivoluzione. Che piacevole sorpresa, colonnello Miller. O almeno quel che rimane di lei. Artyom, il momento. E questo chi può essere? Ah, l'ingegnoso giovane. Dimmi, Artyom, salvatore della metro. No, fermatelo!
Non avere paura. Non ce n'è motivo ora. Che il tuo papà ha sconfitto i nemici e salvato la metro. Il mio papà era coraggioso. Il più coraggioso di tutti, perché non aveva paura di affrontare le cose che non capiva. E dove è andato il tetro, mamma? È andato via, in un posto sicuro. Ma ha promesso di tornare. Signori, ovviamente penso questo sia il finale negativo. Io non lo so, ok, se questo sia quello buono o quello negativo. Fatto sta che può sicuramente andare diversamente, perché conosco il finale di Metro Exodus. Ma al di fuori del finale di Metro Exodus, il fatto che ci sia Metro Exodus e siamo sempre Artyom rende appunto impossibile che questo sia il finale reale di Metro, perché altrimenti Metro Exodus non esisterebbe. Ragazzoli, è stato un gioco fantastico, veramente bellissimo. Spero che questa serie vi sia piaciuta. Tanta roba, grafica, narrazione ambientale. Questo gioco ha tutto, raga. Un gioco, vi consiglio di giocarlo, raga, anche perché io non vi mostrerò l'altro finale, così chi di voi non l'ha giocato potrà essere invogliato a comprare il gioco. Sempre vi consiglio, tramite Instant Gaming, il link in descrizione, così mi supportate anche a me. Comprate il gioco, raga, e fatevi le stesse cose con azioni invece pacifiche. Anziché uccidere, stordite i nemici, risparmiate il più possibile, non fate i pezzi di merda come me e vedrete l'altro finale. Tanta roba. Signori, alla prossima serie e presto con Metro Exodus. Ciao, belle mie.